Sono 20 anni che l'associazione Baobab Amici di Tanpelin opera in Africa, Burkina Faso, un paese non semplice. 2 decenni cosa siete riusciti a mettere su? Noi siamo presenti in Burkina Faso da 20 anni. Nel 2008 è sorta la nostra associazione e da quel momento è iniziata tutta un'opera di sviluppo integrale. Abbiamo pensato innanzitutto all'acqua, che è il loro elemento naturale principale per la sopravvivenza. Successivamente, con l'aiuto di diversi enti, abbiamo iniziato a costruire un dispensario medico. Nel dispensario una maternità con due ostetriche, con ambulatori di medicina generale e pediatria dove vengono effettuate le principali vaccinazioni. Dopo aver curato l'aspetto medico, l'associazione si è concentrata poi sull'istruzione. È stata costituita la scuola materna con l'aiuto di Don Ciro Galisi, parroco di Santa Maria delle Grazie, la parrocchia di Angri, che ha adottato il progetto. La scuola materna è stata pensata proprio per togliere i bambini dai campi oppure che venissero lasciati nelle capanne insieme alle persone più anziane. Quando giungono al mattino fanno colazione, fanno il pranzo e anche la merenda. Quindi non solo l'istruzione, ma anche, molto importante, è la loro alimentazione. 2 decenni di impegno alimentato con diverse iniziative solidali. Facciamo di tutto. Ad esempio, quest'anno siamo stati in Costa d'Avorio per forza maggiore, perché il Burkina è dilaniato da queste loro lotte. E quindi, poiché il nostro dispensario è nel Sahel, lontano dalle strade, lontano dalle città, quindi ci hanno consigliato quest'anno di non andare. Quindi siamo stati in Costa d'Avorio. Costa d'Avorio, io un giorno, andando per il mercato, ho visto delle stoffe meravigliose. Alla nostra amica Daniela è venuta l'idea di confezionare le uova e davvero in un attimo abbiamo venduto in pochi giorni circa 500-600 uova. Il calcolo preciso non lo abbiamo ancora, però questo è ciò che noi facciamo. Quest'anno le uova solidali, abbiamo una lotteria natalizia, facciamo le cene solidali, le pizze solidali. Con l'ultima pizza che abbiamo effettuato il 13 dicembre, abbiamo raccolto fondi per i bambini, per i giochi dei bambini, perché anche loro hanno il diritto di giocare. E questo è stato il nostro slogan per la pizza. Ci siamo riusciti, i fondi sono arrivati, i giochini sono arrivati, i bambini sono tutti felici. Senza dimenticare l'Africa chiaramente con le sue emergenze, ma senza dimenticare il vostro territorio, perché anche lì state per mettere su qualcosa. Faccio parte del movimento Adulti Scout. E abbiamo il nostro caro sacerdote Don Luigi Lamura, che la sua idea era quella di mettere su un'associazione che si doveva dedicare al prossimo. Don Luigi è stato quello il pioniere dello scautismo ad Angri. Quest'anno saranno 50 anni che siamo nati. Infatti, nel 1974 io sono stata una delle prime guide del gruppo Scout Angri 2, e al susseguirsi questo movimento è diventato ad Angri, è diventato molto grande, ha visto, accolto tanti ragazzi, tanti bambini. E quindi Don Luigi ha pensato di mettere su questo centro solidale, soprattutto per donare un pasto durante la settimana a chi ne ha la necessità. E soprattutto in questo momento storico della nostra realtà ci sono tanti bisogni e tante persone che non si fanno avanti proprio per persone discrete. Quindi noi, aprendo le porte, cercheremo di fare del nostro meglio.
per poter dare veramente un sostegno a chi ne ha bisogno.